Buonasera, benvenuti ad Economia, Dialoghi sull'impresa, lo spazio di approfondimento economico di Confindustria che di Pescara RT8, quarta stagione. Continuiamo a parlare di temi di attualità e di interesse collettivo, ad esempio nella puntata odierna ci interessiamo di Superbonus, un tema che abbiamo monitorato a più riprese anche nel corso delle stagioni precedenti e vogliamo capire... Qual è lo stato attuale della ricaduta di questo tema nel comparto dell'edilizia? Lo faremo insieme a ospiti molto quotati che sono tutti qui presenti in studio, quindi passo a presentare il professore Pino Mauro, economista. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. E ancora torna a trovarci Antonio Dintino, presidente dell'Ancia Abruzzo. Buonasera. Buonasera a tutti. E eh, presentiamo con molto piacere Davide Torcello, avvocato. Buonasera, buonasera a tutti. Quindi entriamo nel vivo della nostra trasmissione. La prima domanda per il professore Pino Mauro che ci illustra qual è la portata del settore dell'edilizia nel nostro territorio e ci inizia ad addentrare in questa tematica che è così importante. A lei, professore. Sì, grazie. Allora. Io credo che il primo aspetto da sottolineare riguarda il fatto che le costruzioni in generale svolgono una funzione fondamentale nella nostra economia sia a livello nazionale che a livello regionale. Io vorrei dare così un numero per dare l'idea dell'importanza. Le costruzioni incidono circa per il 7-8% all'interno dell'economia regionale. E abbiamo avuto un salto notevole tra il 2020 e il 2021 con una percentuale di crescita degli occupati nel mercato del lavoro superiore alla media nazionale. E questo processo si è sostanzialmente arrestato. Tanto che l'ultima rilevazione effettuata dall'Istat per il secondo trimestre del 2023 si registra viceversa una contrazione di circa 5.000 unità, che è una contrazione in questo caso superiore appunto alla media nazionale. Ora, che significa tutto questo? Significa che, essendo l'edilizia un settore trainante della nostra economia, perché non dobbiamo mai dimenticare che il settore dell'edilizia ha un alto moltiplicatore, tra i più alti moltiplicatori perché coinvolge sostanzialmente tutti i settori produttivi, tutti i settori produttivi e quindi innalza la domanda globale e Innalzando la domanda globale, ha degli effetti positivi sia sul PIL che sull'occupazione e lo vediamo appunto dei dati di cui si parlava prima. Ora, il fatto che il, che il super bonus stia creando queste grosse difficoltà con imprese, alcune mi pare che siano, molto, che siano fallite, altre che soffrono molto per liquidità, voglio dire, sta determinando situazioni direi molto precarie. L'ultimo dato che ho a, livello, a questo punto a livello nazionale, nel momento in cui è partito il Superbonus, ma al di là delle critiche saranno sicuramente le opportunità illustrate dagli altri interlocutori, sono nate in Italia circa 237 mila posti di lavoro e 20 mila nuove imprese. Quindi ha avuto un impulso notevole sull'economia, questo impulso sta avvenendo via via meno e credo che potrà creare situazioni negative nel prossimo futuro. Questo è un primo quadro e il professore ci ha dato una panoramica eh, abbastanza esaustiva di qual è la eh, fotografia al momento nella nostra regione e ha toccato un punto importante, quello legato alle criticità nonostante ovviamente il super bonus faccia il paio con il concetto di efficientamento energetico ne parliamo più dettagliatamente con il Presidente Dintino a lei grazie a noi del lancio sinceramente quello che dispiace è che si sta facendo una campagna un po' di terrorismo intorno al super bonus. Non ci dimentichiamo che tutti i bonus nei due anni passati hanno occupato circa 140 miliardi di lavoro, di cui soltanto del super bonus stiamo intorno agli 80-85 miliardi. Le frodi, se ci sono state e sono state anche acclarate, sono per la maggior parte del bonus facciate. Non c'entra niente il super bonus. Ci teniamo molto a ribadirla questa cosa perché eh, si sta dando la colpa di tutta questa problematica al super bonus, ma il super bonus, come diceva prima il professor Pino Mauro, eh, come ha spiegato molto bene, ha fatto soltanto del bene all'economia italiana. Ma non solo il professore ribadisce queste cose, ma soprattutto lo dicono eh, le ricerche e i dati che hanno tirato fuori il Nomisma il Censis, il Cresme, eh, l'Associazione dei Commercialisti, la LUIS e tutti quanti all'unisono hanno detto che per il ritorno per le casse dello Stato è stato molto molto importante, tant'è vero che anche il PIL ha avuto un otto in più, come ricordava sempre il professore prima, in più di quello che si era stato stimato prima. Quindi questo sempre grazie a quella forza che ha del super bonus. Per tornare alla sua domanda, noi, questo è stato anche acclarato ultimamente in un'audizione al Senato che eh, c'è stato un impatto di diminuzione di CO2 in atmosfera molto molto importante. Quindi da Case Green noi siamo già avanti di tutto ciò che ci sta richiedendo l'Europa. L'Europa adesso ci chiederà di fare un percorso molto importante fino al 2050 dove le nostre abitazioni dovrebbero essere, dico, metto il condizionale, dovrebbero essere tutte in classe A. È un traguardo veramente importante, difficilissimo da raggiungere, ma se mai partiamo, mai ci riusciremo. Inoltre, la vera problematica oggi non è tanto il risparmio di CO2 in questo momento, ma è quello di disincagliare i crediti, perché le imprese purtroppo sono in sofferenza, ma soprattutto sono in sofferenza i proprietari delle abitazioni. Oggi abbiamo scheletri, abbiamo ponteggi montati in condomini fermi dove se tutto va bene resteranno in casa da carcerati i proprietari, ma molti di questi cantieri addirittura sono stati di demolizione e ricostruzione. E i proprietari non hanno casa, le imprese non hanno liquidità per poter portare a termine questi lavori e sicuramente, come molto probabilmente ci spiegherà il dottor Torcello, nasceranno migliaia e migliaia di contenziosi. E, e... Approfitto quindi per passare immediatamente la parola al, all'avvocato Torcello perché appunto sono stati sollevati qui nella nostra trasmissione una serie eh, di considerazioni che riguardano appunto le problematiche, i nodi e i contenziosi. Passiamo la parola all'avvocato per capire esattamente in questo senso eh, di fronte a che cosa ci stiamo trovando. Prego. Sì, grazie Gianni. Io mi ricollego a quanto puntualmente illustrato dal Presidente Dentino e dal Professor Mauro, perché effettivamente le problematiche relative al superbonus 110 in sorte purtroppo si sono rivelate tante e tali. Volendo semplificare potremmo individuare due macro-categorie, quelle relative alla impossibilità sopravvenuta con la reazione rispetto all'articolo 1218 del Codice Civile e quelle relative all'eccessiva onerosità sopravvenuta. L'impossibilità sopravvenuta si ricollega a sua volta alla spinosissima, come ha anticipato il Presidente Tino, tematica del blocco della cessione dei crediti e fondamentalmente all'arresto del flusso di liquidità che ha generato l'insorgenza di una crisi a danno delle imprese ecco, appaltatrici, che si è poi riverberata chiaramente l'impossibilità di acquistare materiali e di remunerare anche gli operai impiegati nei cantieri, con conseguente blocco dei cantieri. E purtroppo anche in taluni casi non eh, isolati l'abbandono. Eh, fondamentalmente, invece, il tema dell'eccessiva onerosità sopravvenuta eh, è andato a cozzare, malgrado, contro l'aumento eh, dei materiali, del prezzo ecco, del costo dei materiali e anche contro eh, l'aumento eh, degli oneri di attualizzazione che Si sono registrati nelle relazioni eh, contrattuali intercorrenti dagli operatori, ecco, tra gli appaltatori e eh, le, gli istituti di credito. Quindi, fondamentalmente, se il tema dell'impossibilità sopravvenuta si legava all'articolo 1218 del codice civile, qua andiamo a riferirci o all'articolo 1467 del codice civile, che è quello che poi, insomma, volendo semplificare, disciplina l'eventuale risoluzione eh, del contratto stante l'eccessiva onerosità sopravvenuta. E poi anche l'articolo eventualmente al 1664, che è quello specificamente votato rispetto alla materia degli appalti, che a fronte dell'insorgenza di aumenti eh, mh, superiori al 10% comporta effettivamente una revisione del prezzo oltre eh, quella determinata soglia. Quindi estremamente complessa ed anche assai come dire, pesante in termini di ripercussioni economiche e forse anche sociali. Oltre che imprenditoriali, la questione, noi chiaramente come operatori del diritto cerchiamo sempre comunque di addivenire a una soluzione, possibilmente stragiudiziale e, ove non vi si riesca, anche giudiziale. E voi avete visto, quindi immagino, in questo periodo, iniziate a percepire già proprio nei vostri studi dei flussi di persone sì. che si iniziano sì, a. Da preoccupare e a documentare in questo senso? Esattamente sì, le persone si rivolgono a noi sia perché mh, come dire, hanno problematiche insorgenti che sono in fase come dire embrionale, sia perché eh, purtroppo per loro hanno già problematiche insorte che quindi si tenta di risolvere stragiudizialmente attraverso insomma il confronto eh, oppure eh, giudizialmente ove il confronto non riesca, ecco, questo poi è un aspetto che potremo anche approfondire nel prosieguo con maggior dettaglio. Assolutamente sì. E... Abbiamo visto eh, insomma, un quadro abbastanza composito e quindi continuiamo in questa nostra carrellata parlando di super bonus, eh, di problematiche, ma soprattutto di prospettive e vogliamo capire, visto che abbiamo l'egregio economista Pino Mauro qui in studio, eh, a livello di prospettive il nostro territorio... Eh, come eh, possiamo ipotizzare possa proseguire indipendentemente da quelle che sono le problematiche che abbiamo affrontato adesso? A lei, professore. Guardi, io mi rendo conto che il super bonus abbia avuto questo prezzo così elevato per le casse dello Stato, si parla intorno ai 140. 150 miliardi di euro e al tempo stesso però devo aggiungere che sono stati addirittura in passato effettuati emendamenti migliorativi che l'hanno reso ancora più pesante per le casse dello Stato. Quindi è un problema serio penso che l'unica possibilità eh, di, di, di uscita è quella di una uh, progressiva no? riduzione del fenomeno eh, attraverso forme di consolidamento forme tecniche sulle quali sicuramente il Presidente eh, dirà qualcosa più, di più rispetto al sottoscritto però ecco, il problema è che eh, bisognava eh, nel momento in cui è stata fatta questa legge di rilevante portata per, ripeto, per il bilancio pubblico bisognava anche considerare quelli che erano gli sbocchi monetari di questo di e non se ne è assolutamente parlato. E oggi ci troviamo di fronte a tutta una serie di considerazioni che in un certo senso vanno a colpire il provvedimento e quindi a coinvolgere famiglie, eh, problemi occupazionali eh, e direi soprattutto imprenditori e operai. È chiaro quindi che a questo punto bisogna trovare assolutamente una soluzione, questo è il mio punto di vista. Ripeto graduale ma va trovata. E poi alla luce di una considerazione di fondo che riguarda non solo l'aspetto diciamo del moltiplicatore a cui accennavo prima, ma sugli effetti che, sul prodotto interno lordo. Ci sono stati, c'è stato nel 2021 una crescita del Prodotto Interno Lordo così forte. Si parla addirittura di circa il 7%, mezzo dovuta essenzialmente alla spinta data dal, dal, da questo provvedimento, cioè avvenuto a livello nazionale come è avvenuto a livello, a livello regionale. Quindi, eh, poi c'è un altro aspetto che sicuramente eh, è un po' trascurato nel dibattito: l'aspetto è che eh, dimentichiamo eh, l'effetto che il provvedimento ha sul, eh, direi sul risparmio da parte delle famiglie sulle bollette energetiche, che è un fenomeno di grande interesse. E, mh, dimentichiamo di sottolineare con forza la caduta dell'inquinamento, che è uno dei, degli elementi strategici del Plan Nazionale di Ricerca e Resilienza, che è un fondamentale, come trascuriamo anche di considerare eh, ecco che mh, in un certo senso il provvedimento si inserisce all'interno di un contesto europeo che è quello appunto della sostenibilità ed è uno dei cardini del, dell'azione europea. Sono tutti fenomeni questi che vanno a mio avviso valutati attentamente per arrivare a una conclusione positiva. Fermo restando che il giudizio di fondo è un giudizio obiettivamente eh, per quanto riguarda il bilancio dello Stato decisamente pesante e non in grado probabilmente di sopportare un'unica soluzione. Ecco perché parlavo prima di soluzioni graduali che possono sicuramente essere trovate perché gli aspetti tecnici eh, di carattere finanziario possono essere numerosissimi. A che produce da un lato disoccupazione e dall'altro lato disorientamento anche per le imprese che operano nel settore perché crea incertezza per il futuro. Quindi investimenti che non vengono effettuati e problemi, dicevo prima, anche che vanno al di là dell'aspetto occupazionale perché comportano esigenze concrete da parte delle famiglie, soprattutto per coloro che sono uscite no? e che non hanno un posto dove, dove alloggiare. Quindi sono tutti aspetti di grande interesse, fermo il il quadro diciamo, fondamentale che è quello di eh, non colpire eh, un bilancio, il bilancio dello Stato, anche se io debba aggiungere una cosa a proposito del bilancio, che anche questo forse è un aspetto diciamo, tecnico. L'Istat ha di recente rivalutato il Prodotto Interno Lordo, aumentandolo di un punto e mezzo. Questo nel 2021, questo aumento di un punto e mezzo, che significa circa, eh, de, se, circa pare, eh, 20 miliardi, no, forse all'incirca 20 miliardi: ecco già, questa potrebbe essere una prima soluzione concreta e immediata per risolvere questo problema. Eh, annuiva il presidente D'Intino mentre esponeva il professor Pino Mauro e quindi vorrei chiedere ad Intino in qualità di rappresentante di categoria che cosa si auspica concretamente per andare verso un percorso che sia meno tortuoso e quindi di conseguenza più profittevole per tutte le parti. Prima di rispondere completamente alla sua domanda mi riallaccio un attimo a quello che diceva il professore per cercare di far capire anche ai cittadini a casa che magari aprono il giornale, sentono la stampa e leggono il superbonus affossato alle casse dello Stato e sinceramente sono disorientati e non ci capiscono. Il vero problema dove sta? Lo Stato contabilizza per cassa, quindi. Se un investimento, come in questo caso il super bonus di circa 80 miliardi su quei 140 miliardi, perché poi il resto sono i bonus ordinari, sono i bonus dell'affitto prima casa e tutto il resto, quegli 80 miliardi tutti quanti hanno acclarato che hanno dato qualcosa di PIL, di economia di 240 miliardi, perché è un moltiplicatore oltre il 3%, oltre i 3 punti per l'economia. allora noi nelle nostre imprese private che cosa facciamo? Abbiamo investito 80 miliardi, ce ne rientrano magari 100, 80 miliardi li andiamo a rimettere dove le abbiamo presi e con 20 miliardi ci facciamo lo sviluppo. Invece lo Stato che cosa fa? Ci sono stati 80 miliardi di super bonus, ne rientrano 100, con quei 100 ci si fanno altre cose. E dopodiché bisogna andare a trovare le poste per coprire quegli 80 miliardi che nei futuri 4 o 10 anni devono rientrare. Ecco perché parliamo di buco nelle casse dello Stato: perché c'è un modo di interpretare le entrate, che sono sempre poche, la coperta è sempre corta, e quindi si deve dare sempre la colpa a qualcosa. In questo momento, qui la colpa è del super bonus, quando invece in effetti non lo è. Tornando al discorso di quello che chiede Lance e di come vede Lance per risolvere la situazione. La situazione è presto detto. Giorgetti, con una mano, a novembre dell'anno scorso, ha dato la possibilità a tutti quei condomini, tutti quei proprietari che avessero presentato la CILAS entro novembre dell'anno scorso, potevano fare entro il 2023 il super bonus al 110. Ma con l'altra se l'è ripresa questa promessa. Perché? Perché, non facendo veicolare i crediti, i cantieri non si sono aperti. Abbiamo stimato che più o meno il 7-8% di quelle CILAS sono partite, ne mancano circa 20-25 miliardi ancora da partire. È naturale che Giorgetti vuole in questo momento che quelle CILAS non partano ed ecco perché non abbiamo la fluidità dei crediti. Allora, la nostra richiesta non è tanto che vogliamo una proroga a tutti i costi perché dobbiamo aprire nuovi cantieri, no, noi vogliamo una proroga perché. Questo incaglio della cessione dei crediti ha fatto sì che hanno fermato i cantieri, che molto probabilmente a breve ci saranno tanti contenziosi per questo motivo, e quindi lo Stato che ci ha bloccato da una parte adesso ci deve dare una proroga. Vuole che non partano questi nuovi cantieri? Basta dare una proroga che chi ha eseguito i lavori per il 30% entro 10 giorni dalla, dalla legge, in modo tale che il 30% non lo si possa fare e eh, i nuovi cantieri non partono e veicoliamo i crediti. Come veicolare i crediti? È semplice, se lo vogliono fare è di una semplicità enorme, perché basta pensare alla riapertura di cassa depositi e preste oppure di poste, basta pensare a una cartolarizzazione addirittura che potrebbe spalmare in 20 anni queste mancate entrate per lo Stato, basta pensare a quella proposta che Lancia insieme all'Abbia ha fatto l'anno scorso di prendere qualche punto percentuale di quei modelli F24 pagati dalle banche con cui sgravare in pancia alle banche sempre tutti i crediti acquistati e ricomprarne di nuovi. Quindi quello che chiediamo è una proroga giusta, sensata per portare a termine tutti i cantieri avviati e non i nuovi cantieri. Poi è naturale che noi abbiamo dato fiducia a questo governo, rimandiamo la palla a loro perché saranno loro che faranno una legge bellissima. Che durerà almeno 10-15 anni, senza cambiarla mai, e con cui faremo le case green per gli italiani. Il Presidente espone una serie di misure che dette sembrano eh, facili da eseguire, sensate e ragionevoli. Avvocato, come stanno le cose sul piano eh, pratico e concreto? Che cosa accadrà con i cantieri che si devono avviare? Abbiamo la problematica dei crediti incagliati, abbiamo contenziosi tra eh, i condomini eh, e i costruttori. A lei la parola. Eh, la situazione obiettivamente non è delle più rose: nel senso che il 31-12-2023 rappresenterà a tutti gli effetti uno spartiacque perché poi chiaramente passata quella data mh, patiranno i soggetti interessati un decremento eh, rispetto a quella che sarà la, la fruizione, un decremento percentuale rispetto alla fruizione dell'agevolazione fiscale che calerà grandemente, non ci sarà più il super bonus come lo conosciamo, 110 o fosse anche nella forma insomma, del 90%, ma sarà eh, su malgrado eh, come dire, costretto a una diminuzione. Il punto è questo che probabilmente un'ottica pratica e pragmatica può giovare ad ambe due le parti che si trovino coinvolte in queste dinamiche intendo volendo semplificare al massimo grado condomini e imprese appaltatrici. Questo perché? Perché da un lato le imprese appaltatrici è evidente che abbiano effettivamente affrontato le difficoltà, come dicevamo, rispetto alle 20 variazioni circa normative che sono sopravvenute nel corso di questo ultimo biennio rispetto alla disciplina originale super bonus, aumento dei prezzi e blocco d'accessione dei crediti, come dicevamo, oltre all'aumento dei costi di attualizzazione. È anche vero che i condomini per l'appunto hanno tutto l'interesse a che le opere vengano effettivamente, ove iniziate, soprattutto ultimate. Quindi, probabilmente mi rendo conto che la mia sia una considerazione potrebbe anche apparire prima faccia e banale, però cercare di venirsi incontro in un'ottica forse stragiudiziale, ecco pre-litigiosa potrebbe essere saggio, in attesa di questo spartiacque del 31-12-2023, che pare non dovrebbe, quantomeno stato dell'arte, godere di eh, ulteriori proroghe. Anche perché chiaramente poi ove si dovesse affrontare il giudizio, lo si affronterebbe consci dell'ali, insomma del rischio, sia per quanto riguarda l'eventuale approccio, ad esempio per i condomini a mediazione, che poi a un eventuale successivo giudizio, eh, che comporta e che caratterizza per l'appunto la dimensione, cioè i tre gradi del giudizio e quant'altro che tutti conosciamo. Quindi anche l'esperienza pratica insegna che cercare di risolvere stragiudizialmente con una concertazione tra le parti, o effettivamente poi puntualmente assistite ai loro avvocati, possa essere una soluzione foriera di risultati mh, soddisfacenti e positivi per i eh, contendenti impegnati dal gioco. Ecco, io credo che possa essere così. Senta, sulla base della sua esperienza, ehm, gli italiani sono abituati a, a questa modalità di accordo in fase eh, pre-... Allora, diciamo, la domanda, eh, la ringrazio, assolutamente pertinente. Diciamo che la nostra è una cultura tendenzialmente litigiosa che è andata però negli anni fortemente temperandosi, sia insomma per l'introduzione degli ADR, delle Alternative Dispute Resolutions, che anche in realtà proprio per una maggiore sensibilizzazione del cittadino, del fruitore, dell'utente della giustizia. Quindi ciò che una volta sarebbe sembrato forse più arduo, oggi invece ha le gambe per camminare. Fuori di metafora, noi, a noi, ad esempio, è già capitato in più di un'occasione di addivenire a soluzioni stragiudiziali, non vedo perché non vi si dovrebbe riuscire. È chiaro che poi non sempre eh, si riesce a mettersi a collo, altrimenti, insomma, questo sarebbe come dire una rappresentazione fondamentalmente irrealistica ed eccessivamente ottimistica. Però è anche vero che il buon senso ecco, operare cum grano Salis con un'ottica, come dicevo prima, pratica e pragmatica può contemperare gli interessi in gioco con mutua, reciproca soddisfazione. Questo, qua, io credo che l'italiano, ecco, il cittadino, il fruitore di questa agevolazione fiscale, debba averlo ben presente. Poi chiaramente dipenderà anche dai casi concreti. Grazie. Assolutamente sì, assolutamente sì. E concretamente mi interessa eh, sapere, visto che abbiamo ancora qualche minuto, qual è il polso della situazione dell'economia eh, abruzzese con eh, dati prospettive o comunque sia con un riferimento a quello che è stato fatto in passato ma soprattutto a quello che può l'abruzzo ambire ancora a fare in un momento storico come questo che sappiamo non è dei più eh, facili professore a lei sì, e... noi per valutare adeguatamente una crescita oppure una frenata dell'economia si ricorre ai dati Istat che rappresentano il punto di riferimento per fare una opportuna riflessione. E, eh, da questi dati pubblicati recentemente eh, da dieci giorni circa, eh, emergono em, delle situazioni che io considero interessanti, e nel senso che abbiamo di fronte un'economia regionale che da un lato è resiliente, cioè nel senso che resiste, ha resistito a due crisi molto forti, la crisi pandemica, la crisi legata al conflitto bellico, e anche dinamica perché quando il Paese eh, manifesta una... Un, una crescita, eh, l'Abruzzo riesce a eh, collegarsi, a legarsi concretamente, quindi ad avere, ad avere un aumento sia del PIL sia dell'occupazione che di quello che è il tasso di competitività di un'economia, cioè le esportazioni. Allora se noi andiamo a vedere eh, questi tre indicatori riscontriamo eh, che in effetti è stato così, cioè nel senso è aumentata l'occupazione, indipendentemente poi dalla distribuzione tra tempo de determinato e tempo indeterminato, Terminato. Nel complesso abbiamo avuto un aumento dell'occupazione, abbiamo avuto un aumento direi interessante delle esportazioni grazie alla ripresa prima stagnante dell'automotive, no? della provincia di Chiesi in particolare e questo ha fatto sì che il, 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 al momento l'economia eh, dà segnali positivi. L'unico neo all'interno di questo contesto che ho descritto è rappresentato appunto... Tra i settori che sono cresciuti, quello che non cresce, e anzi, subisce un decremento, è il settore delle costruzioni. Come dicevo prima, 5.000 unità lavorative in meno. Ed è chiaro questo è un problema serio, perché poi coinvolge non solo aspetti economici, ma coinvolge anche il rapporto di fiducia che deve esserci tra cittadino, tra cittadino e Stato. Qui siamo di fronte a una legge che va portata a termine e poi prendere. Le decisioni che lo Stato riterrà opportuno prendere su questa regia oppure sull'edilizia in generale, ma il processo va completato, se no creiamo, appunto, dicevo prima, incertezze continue. E, dicevo prima, in questo contesto, quindi, abbiamo un'economia che regge bene eh, questa fase storica. Eh, ovviamente eh, ci sono fenomeni in corso che non sono purtroppo fenomeni positivi, c'è un problema geopolitico, no? C'è la decelerazione della Germania c'è la decelerazione del raffreddamento della Cina che hanno ripercussioni sul nostro territorio, non dimentichiamo che molte imprese locali hanno rapporti consistenti con le imprese, le imprese tedesche, ma al di là di questo è tutta l'economia eh, a, a livello europeo che sta subendo questa, questo processo di decelerazione dovuto in gran parte purtroppo a una politica monetaria della Banca Centrale Europea che come tutto è noto è una politica restrittiva fortemente restrittiva che portati i tassi di interesse da valori negativi a valori al 4,5%. Quindi dobbiamo aspettarci, secondo le mie considerazioni e le mie previsioni, un trimestre successivo che va verso il basso, a differenza di quel secondo di cui ho parlato, che invece andava verso l'alto. Perfetto, ottime considerazioni in chiusura di trasmissione, quindi noi con queste pillole, ma non solo, abbiamo anche approfondito Alcuni temi molto importanti, possiamo salutarci. prima ovviamente, ringraziando gli ospiti intervenuti: quindi il professore Pino Mauro, grazie, buonasera. Grazie a voi. E ancora il presidente Antonio Dintino, grazie presidente. Grazie, grazie a voi. L'avvocato Davide Torcello. Grazie, grazie a voi. Per la parte tecnica ringrazio in regia Danilo Cinquino, ovviamente ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.